E te non sei. Che sposi? Ciao caro Pio. No, anche in Italia spesso. No, io sono convinto di quello che ho visto. Sono andato in giro e ho visto questi italiani, ho conosciuto questi italiani e ti dirò che di queste due storie, una è vera. E l'altra me l'ha raccontata un agente dell'Interpol, mi ha raccontato che le Ferrari, soprattutto 10-15 anni fa, c'era un grandissimo mercato di Ferrari che venivano portate negli Emirati e più o meno mi ha raccontato il tragitto che facevano per non farsi beccare dai satelliti, perché se passavano attraverso il mare, nel Golfo Persico naturalmente c'è più satelliti che sardine, quindi è chiaro che li beccavano subito, e quindi dovevano attraversare il deserto per portare queste Ferrari. E mi sono inventato questa storia, ma mentre invece la storia di Verdone è abbastanza vera, cioè c'è un 80% di verità di questo dentista, che è il mio dentista, che naturalmente, come il barbiere di Rio, era il mio barbiere, il mio dentista che andava sempre a San Pietroburgo, dice, ma cosa cazzo ci vai a fare a San Pietroburgo tutti gli anni? E allora lui, eravamo diventati amici, mi ha raccontato che a San Pietroburgo ci fanno tanti convegni, tutti domini. E ci vanno volentierissimo gli uomini a San Pietroburgo a fare convegni, perché naturalmente è un luogo un po' di perdizione, oltre ad essere una città molto bella. E quindi mi ha raccontato questa storia di lui con questo interprete che aveva messo a disposizione, insomma, abbastanza vera. Poi dopo io ci ho romanzato sopra e è venuto fuori questo episodio, per caso. Anche il personaggio interpretato da Baghiera credo che sia abbastanza vero. Quello l'ho conosciuto proprio, non è morto, però l'ho conosciuto proprio. In realtà è gironzolano intorno a due dei più famosi ristoranti italiani che ci sono a San Pietroburgo, di un napoletano e di un bolognese, e questi mafiosetti girano intorno e hanno tutto il loro racket. Una volta ci ho portato Carlo Verdone a cena in questo ristorante, lui non voleva mai uscire la sera perché aveva paura, ha detto i russi che ti fanno i russi, non è che fanno mica il pigliano a botte, no, ma poi dopo le mignotte, vieni, l'ho portato in questo ristorante senza sapere nemmeno io bene dove stavamo andando in realtà, perché avevo conosciuto il padrone di questo ristorante, però non pensavo si spingesse così hard la serata nel ristorante. Stavamo mangiando, a un certo punto io alzo gli occhi, c'era uno specchio come soffitto, e dallo specchio, fatto apposta, vedo nel privé un atto di sesso. Mentre mangiavamo il consomè, Verdone non lo aveva visto, stavo andando a mangiare, si è fatto, guarda su. Guardato su, è rimasto così, ha fatto, no, basta, e ha buttato il consomè. È arrivato il padrone e lui gli ha detto, ma scusi, ma io voglio andare via, mi dia per favore il conto, me ne vado. E io gli ho detto, no, non pago io, non ti preoccupare, va via te, vai, se rimango io. Lui è andato via e un libanese, portandolo a casa, lui si è lamentato tutto il viaggio, ha detto, ma non è possibile, ma che schifo, un ristorante dove mentre uno mangia il consomè di dietro lo scopano, ma non è possibile una cosa del genere. E lui gli ha detto, il ristorante è mio. C'era altro socio, 50% era di sto libanese, che ha fatto un'ulteriore figura di merda, l'ha lasciato all'albergo, è entrato dentro all'albergo, ha fatto un filotto quella sera a Verdone, meraviglioso, che è entrato dentro all'albergo, ha pigiato le cose dell'ascensore, si è aperto l'ascensore, ed è, siccome nell'albergo c'erano le prostitute, che noi chiamavamo le zie perché erano tutte un po' su con l'età, esce da questo ascensore un famoso politico italiano di cui lui non mi ha voluto dire il nome perché dice che se no io l'avrei detto e ha ragione. E non me l'ha voluto dire chi era questo politico, dice famoso negli anni 80, ho detto sarà stato un socialista, De Micheli, Val Martelli, no, glielo ho detto tutti ma non me l'ha voluto dire, con una zia che usciva dal coso, lui ha guardato così, si sono riconosciuti, ma Verdone è rimasto così, quell'altro è andato via, e poi il giorno dopo lui ha chiesto alla reception e lui ha detto sì, ma c'è un convegno? No, lui viene anche senza convegno. Insomma, ci sono veramente dei tipi molto strani